Stefano Fiore, grazie intanto di essere qui con noi questa sera. Grazie a voi. Quello che volevo chiedere era qual è il tuo ricordo più bello legato a Udine? Ma, sicuramente l'Udinese è sempre stata una tappa che ricordo molto volentieri nella mia vita, nella mia carriera. Tantissimi ricordi belli legati non solo al calcio giocato ma anche al di fuori del campo, perché ho creato legami che durano ancora oggi. Però se dovessi ricordarne uno, magari da un punto di vista sportivo, è sicuramente il giorno in cui sono arrivato per la prima volta in nazionale, grazie soprattutto al fatto che giocavo qui all'Udinese, che tutti i miei compagni del tempo mi hanno aiutato in questa bella cosa. E invece una domanda sull'Udinese di oggi, come la vedi e se pensi che abbia qualche margine di miglioramento per il proseguo della stagione? Sicuramente è una squadra che può fare meglio, sta attraversando un periodo non brillantissimo, però c'è da dire che ha i suoi migliori giocatori o fuori o non al meglio della condizione, quindi è auspicabile che nella seconda parte della stagione l'Udinese faccia sicuramente meglio. È chiaro che pensare di poter ripetere i campionati degli ultimi anni credo che sia abbastanza difficile, un po' perché le altre squadre si sono notevolmente rafforzate, quindi hanno aumentato il divario, e sia perché l'Udinese è una squadra in questo momento buona ma non eccezionale come lo era negli altri anni. Grazie.